essendo l'incidenza del virus diversa nelle varie città, nelle varie regioni, bisognerebbe cercare di fidarsi di chi sta sul territorio, quindi dei sindaci, quindi dei presidenti delle regioni, e varare dei piani differenziati, cioè chi può lavorare e chi non può lavorare. Qui non abbiamo l'ammassamento dei mezzi pubblici perché non abbiamo i mezzi pubblici, quindi non abbiamo questo problema. Per dirne una, ma sono tanti i problemi, ecco, tante le differenze, le diversità, non siamo a Milano, non abbiamo tutti i contagi ogni giorno. E allora sembra eccessiva questa presa di posizione di chiusura alle 18, che non ha senso. Che senso ha? Abbiamo approvato la proroga del 50% in più del suolo pubblico, l'esenzione della COSAP, come avevamo anticipato l'altro giorno in piazza. Tutto quello che come amministrazione noi potremo fare per venire incontro alla categoria lo faremo. Vi aggiungo che sempre sulla base degli impegni che abbiamo preso l'altro giorno, abbiamo organizzato per venerdì pomeriggio un incontro con la Deputazione Nazionale, che sostiene questo governo per lo più. Avrà la possibilità di spiegare a tutti voi, chiaramente a una vostra delegazione, così come una delegazione di tutte le altre categorie coinvolte, le motivazioni che li hanno determinati a evitare le chiusure differenziate. Il termine ristoro significa altro, noi lo abbiamo sempre fatto, quindi abbiamo ristorato i nostri ospiti. Oggi il governo utilizza un termine per dare pochi spicci, che è un termine per noi fondamentale, perché ristoro non significa dare 1000 euro, 600 euro a tutti i nostri dipendenti per passare un inverno che sarà tremendo,